Nell'ambito del Viditaly, la presentazione della 61esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura che si terrà a Lanciano dal 14 al 16 aprile. Donato Di Campli, non è mancata l'emozione per presentare una fiera che lei ha definito che torna al completo. Sì, penso che la presenza qui a Verona sia una presenza storica, perché mai la fiera era uscita dai suoi confini, e per questa cosa mi inorgoglisce chiaramente. Far conoscere la fiera oltre la nostra regione, che è una cosa importantissima. Sì, sarà una fiera innovativa secondo quella che ho pensato e che sto cercando di realizzare nel poco tempo che ho avuto a disposizione, una fiera che sarà al completo dopo tanti anni, abbiamo tutti gli spazi occupati e questo mi inorgoglisce. Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo, la presentazione della Fiera dell'Agricoltura di Lanciano qui a Verona, ecco, quale messaggio si vuole lanciare? Beh, credo che sia un messaggio molto positivo il fatto di far conoscere la fiera di Lanciano oltre l'Abruzzo, e la conferenza stampa fatta qui a Viditaly, in uno spazio, in un luogo dove al centro dell'agricoltura, del settore, ovviamente parliamo di vino, ma dell'agricoltura in generale a livello internazionale, è proprio per farsi avere un'azione di rilancio che sia un rilancio importante, un lancio che dia alla fiera una visibilità che negli anni passati si era un po' spenta per mille ragioni, soprattutto l'ultimo periodo con il Covid. Quindi si riparte con la nuova governance, si parte dalla tradizione, ma con tante innovazioni, con tante attività che prima il presidente Di Campli ha ricordato e ha tracciato. Sarà anche una fiera come momento di confronto e di riflessione su quella che sarà l'agricoltura del futuro in Italia e soprattutto in Abruzzo. Sarà una fiera dove Abruzzo sostenibile sarà un elemento strutturale della fiera, e di una fiera che sarà sostenibile al tempo stesso nella gestione e nella programmazione che deve esserci. Nicola Campitelli, assessore all'energia della Regione Abruzzo, si parla anche di innovazione nel campo energetico nella Fiera dell'Agricoltura, perché si stanno ponendo le basi di nuove progettualità. Sì, è un progetto assolutamente innovativo, quello che noi stiamo portando avanti insieme al polo fieristico d'Abruzzo, di Lanciano. Noi abbiamo un obiettivo davanti a noi, quello di aumentare la capacità rinnovabile della nostra regione. Quindi questo progetto tra Regione Abruzzo e polo fieristico di Lanciano consente di creare una comunità energetica capace quindi di proiettarci verso la transizione ecologica, ma soprattutto quello di poter dare energia sostenibile anche dal punto di vista economico per i cittadini intorno al polo fieristico. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura, parte da qui questa nuova era per la Fiera dell'Agricoltura di Lanciano. Ma insomma, rilanciare con forza, determinazione e grande prospettiva un appuntamento storico per l'agricoltura della nostra regione come la Fiera di Lanciano è un obiettivo che perseguiamo tutti, dalla grande operatività del neo presidente Di Campli alla regione, al ministero che farà la sua parte.